Salve lettori di BadTaste.it, benvenuti in una nuova video recensione. La scorsa settimana vi ho parlato di un manga edito da Planet Manga che si intitola Ossa, Stand by Me, My Dear. E anche in quell'occasione vi avevo detto che durante Lucca Comics and Games del 2018 ero rimasta piacevolmente colpita dagli annunci di Planet Manga, perché tanti dei titoli proposti ne rientravano perfettamente in quelli che sono i miei gusti in fatto di letture. Ebbene, oggi torniamo a parlare di uno di quei titoli annunciati in occasione della convention lucchese per dire che finalmente ho recuperato il primo numero della serie che tra tutte aspettavo di più. Sto parlando di Blue Flag, scritto e disegnato da Kaito. Di che cosa parla Blue Flag? Siamo all'ultimo anno delle scuole superiori. Il protagonista è Taichi ed è il ragazzo illustrato al centro del disegno di copertina. Ed è uno studente comune, è un ragazzo senza infamia e senza lode a livello sociale. Anzi, probabilmente la sua vita sociale non è delle più belle, perché infatti, proprio all'inizio del volumetto, il capitolo ci viene introdotto con una domanda. La tua ragazza, il tuo migliore amico, chi sceglieresti se potessi salvare solo uno di loro? E la risposta che Taichi si dà è che per lui il problema non sussiste, perché non ha un migliore amico e non ha mai avuto una ragazza. Però questo ultimo anno di superiori cambierà un po' le cose, anche perché ogni anno vengono riorganizzate le sezioni e durante quest'ultimo anno lui finisce in classe con due persone che avranno un ruolo particolare nella sua vita. Una è Futaba, che è la ragazza sempre presente nell'illustrazione di copertina, che è una sua compagna di scuola che lui conosce già, ma che ha sempre trattato con freddezza, anzi a tratti piuttosto male. Quando ci viene introdotto questo personaggio femminile, infatti, viene detto che Taichi l'ha sempre trattata in modo non positivo, nonostante lei non gli avesse fatto nulla di male. Il fatto è che, vedendo questa ragazza così impacciata, che ogni volta che entra nel suo campo visivo fa una brutta figura, Taichi rivede un po' se stesso e prova questa strana sensazione di avere in realtà più cose in comune con lei di quanto potrebbe immaginare. E questo sentimento lo fa essere riluttante nei suoi confronti. L'altro personaggio che entra in gioco ed è appunto ritratto nell'illustrazione di copertina è invece Toma. Toma è altissimo, bellissimo, bravissimo, levissimo. È infatti uno dei ragazzi più popolari della scuola, gioca nella squadra di baseball ed è un fenomeno, tutti quanti lo amano, uomini e donne provano un'adorazione per questo ragazzo che però ha un trattamento di riguardo nei confronti di Taichi, che Taichi non si spiega. In realtà loro sono legati dal tempo, più che da un vero e proprio rapporto di amicizia, perché erano amici d'infanzia. Poi gli anni, le vicende della vita li hanno fatti separare, ma per Toma non sembra passato questo tempo, perché continua a provare un certo affetto nei confronti di Taichi e a dimostrarglielo apertamente. Questo fatto fa sì che Futaba decida di rivolgersi a Taichi per chiedergli aiuto. Lei vuole conoscere Toma, ha una cotta per lui, vorrebbe sapere com'è nel privato e vedendo che Toma e Taichi vanno d'accordo, decide di rivolgersi a lui per chiedergli esplicitamente un favore, quello di fargli conoscere Toma e di aiutarla a diventare il tipo di ragazza che a Toma possa piacere. Taichi inizialmente non vuole affatto darle una mano, ma di fronte quasi alla disperazione di questa ragazza decide di accettare. E così comincia quello che potrebbe sembrare, viste le premesse, un triangolo amoroso, una commedia romantica, un manga shoujo che ha tutti quanti i cliché del genere, in realtà Blue Flag non è nulla di tutto questo. È letteralmente un manga di formazione. Sono dei ragazzi adolescenti che stanno affrontando un particolare periodo della crescita, che è quello che separa la fine della giovinezza dal mondo adulto, perché è la fine delle superiori, il momento in cui devi scegliere che cosa fare nella tua vita, e in questo caso il momento in cui cominci ad approfondire di più i rapporti interpersonali. Taichi si trova infatti per la prima volta ad avere degli amici stretti, con i quali comincia anche a dover parlare di sentimenti, di relazioni, di emozioni, cose che prima di questo momento non ha mai fatto. Assieme a questi tre personaggi si aggiungerà già da questo primo numero un altro personaggio femminile, un'amica di Futaba, che avrà un ruolo rilevante.
già da questo primo volumetto. Ma perché sono rimasta colpita così tanto in positivo da questo primo numero? Per il modo in cui la storia è narrata. Vale a dire, ci vengono date tante informazioni che consentono al lettore di affezionarsi a questi personaggi. Sappiamo un po' del background di ognuno di loro, un po' del carattere e soprattutto, nonostante il personaggio principale sia Taichi, abbiamo anche la possibilità di scoprire delle cose che riguardano i rapporti degli altri personaggi tra loro. Quindi questo ci fornisce una visione tutto sommato globale di quelle che sono le premesse di questa storia. Però, già da questo primo numero, sono lasciate in sospeso un sacco di cose. Ci sono delle conversazioni che si interrompono, ci sono delle frasi dette a metà, ci sono delle affermazioni che rimangono in sospeso e non danno una vera e propria risposta al lettore. Ebbene, questa caratteristica fa sì che, finito di leggere il primo numero, abbiamo un senso di completezza, perché effettivamente abbiamo abbastanza informazioni per sentirci legati a questi personaggi, coinvolti nelle loro vicende e nella storia. Ma allo stesso tempo ci sono già delle domande a cui il lettore ha bisogno di dare una risposta, ma che il fumetto ancora non dà. Infatti, quando ho finito di leggere questo primo numero, ho avuto una smania clamorosa di volerne ancora. Il fatto che sia un'uscita bimestrale, mi ferisce quasi, perché io ho bisogno di sapere come va avanti questa storia e ho bisogno di farlo perché questi personaggi sono costruiti già dal principio molto bene e tutto quanto il contesto sembra estremamente reale. Il modo in cui parlano del loro rapporto interpersonale, in cui vengono descritte le loro emozioni, le motivazioni che vengono date per i loro gesti sono così credibili che sembra davvero di essere con questi personaggi all'interno della scuola in cui la storia è ambientata. È una cosa che ho apprezzato tantissimo perché ormai anche viste i miei commenti ai vari fumetti che ho letto finora qui su Bad Taste, so che potete intuire che la commedia adolescenziale è un genere che mi piace parecchio. E quando trovo un fumetto che parla di adolescenti in modo intrigante e in modo realistico e in modo sincero, io ho assolutamente bisogno di dirvi che vale la pena di dare una chance a tale fumetto. Blue Flag è un esempio lampante di questa cosa. Cioè, ovviamente il mio giudizio si basa dalla lettura del primo numero, quindi bisognerà vedere come andrà a procedere la storia. Però, viste le premesse, viste le tematiche che sono state già inserite, introdotte in questo primo numero, secondo me è davvero, davvero promettente. Si parla di crescita, si parla di decisioni e rispetto al futuro, si parla di rapporti interpersonali, si parla di tutte quante quelle paranoie mentali che ci si fa durante l'adolescenza, si parla di sessualità e lo si fa con un'estrema naturalezza e un'estrema libertà perché l'autore sembra davvero libero da tutti quanti i cliché che di solito sono presenti all'interno delle commedie romantiche, delle commedie scolastiche. Per quanto riguarda invece lo stile di disegno, l'attenzione, lo potete vedere anche proprio andando in fumetteria e sfogliando un po' il volume, è principalmente rivolta ai volti dei personaggi. L'espressività è fondamentale perché si parla di sentimenti, si parla di rapporti, si parla di crescita e letteralmente si parla perché questi personaggi dialogano spessissimo tra loro, per cui è fondamentale vedere le loro reazioni così che il lettore possa avere una visione completa di quello che è il contesto emotivo che viene rappresentato dalle tavole, per cui l'attenzione è proprio posta in modo particolare ai gesti, agli sguardi dei personaggi, senza però dimenticarci che questo è anche un fumetto piuttosto divertente, perché ogni tanto le tavole diventano molto più giocose, i personaggi vengono leggermente deformati nelle loro fattezze per regalare al lettore anche dei momenti estremamente teneri e simpatici. In più, io sono una amante del manga di genere sportivo. E il fatto che uno dei personaggi sia un giocatore di baseball e quindi ci sia anche un po' di dramma legato allo sport, secondo me è un ulteriore valore aggiunto di questa storia. Io personalmente non vedo l'ora di avere tra le mani il secondo volumetto e non posso far altro che consigliarvi di andare a recuperare il primo. Grazie di aver guardato anche questa video recensione e io, come al solito, vi do appuntamento alla prossima. Ciao, Bad Taste!